c'è anche Giorgio Cagnotto venuto a tifare per il Settebello. Dopo l'entusiasmante oro mondiale di Tania di ieri, c'è il Sette Rosa con Fabio Conti che domani affronterà il Brasile per accedere al quarto di finale, ma ci sarà in acqua il Settebello che ci attendiamo. Deve esserci, mi aspetto una prova di orgoglio dei ragazzi di Sandro, sono consapevoli della loro forza, sanno bene che un piccolo passaggio a vuoto può esserci in una rassegna di data che dura 2 settimane, però oggi è il momento veramente di fare quello che sanno far meglio, ovvero giocare da Settebello con una difesa che è stata il punto di forza per anni e negli ultimi 5 proprio della formazione di campagna. 2000 indiavolati, sportivamente si intende spettatori, ad accompagnare la nazionale di Erkin Shagayev che è stata sconfitta al debutto per 7-6 dagli Stati Uniti. Stati Uniti che poi stamattina hanno sperperato una dote incredibile andando sotto al fischio finale per 11-10 contro la Grecia. Per gli arbitri Adrian Alexandrescu, romeno, e Radislav Korizna, polacco, il compito non facile di gestire un ambiente che appare già molto elettrico. Sì, un ambiente elettrico, la Russia avrà certamente un uomo in più del questo splendido pubblico qui alla Waterpolo Kazan Arena. È una squadra che ormai da tanti anni lontana dalla pallonoto che conta, una squadra giovane, fisica, coriacea, con anche qualche limite tecnico. L'impressione, Francesco, è che l'Italia in questi 2 giorni abbia lavorato sulle cose che non hanno funzionato e che difficilmente potranno ripetersi nel loro carnet d'oléance nella gara contro la Russia, cercando soprattutto di migliorare in questi fondamentali gli automatismi che vi ricordo essere ovviamente in fase di costruzione, perché dopo la World League Campagna ha scelto di rafforzare la difesa, ha dunque evitato di convocare un mancino, Valentino Gallo, al suo posto un difensore, Giacoppo rispetto a Bergamo, ma forse Nicolas Presciutti nell'equilibrio generale, ed è ovvio che non sia come nel calcio che un atleta vale un altro. Qui ogni meccanismo è spiegato in modo quasi scientifico in allenamento. Questo è vero, anche se è chiaro che si è giocato insieme per almeno più di 50 giorni in avvicinamento. Campagna ha fatto le sue scelte e come sempre vanno rispettate, ha visto nel avvicinarsi, proprio nelle tappe di avvicinamento al campionato del mondo. L'abbiamo visto sorridere Campagna, è un sì, abbastanza segno. Disteso, sì, infatti anche io ho visto proprio l'inquadratura che ci ha mandato la regia, e quindi è chiaro che avendo visto una carenza magari ha voluto intervenire in questo modo. Anche perché molte nazionali che poi arrivano anche in fondo sono prive di un mancino. Pubblico che cerca di sostenere, come giusto, logico, sportivo che sia, la Russia. Russia che ha un'età media molto bassa, Russia che ha avuto il passi per giocare questo mondiale soltanto perché squadra ospitante, Russia che non era presente le ultime 3 edizioni, Russia che l'ultima volta che andò sul podio fu a Fukuoka battendoci in finale, ma in quella squadra non c'erano per infortunio Sottani, qui ci venga Postiglione. È una squadra che è molto diciamo così lontana da quella che ben ricordiamo, da quella che è riuscita ad arrivare ad un argento e un bronzo olimpico in 2 edizioni consecutive, Sydney ed Atene, quindi 2000 e 2004. È una squadra che non ha più lavorato per cercare di dare nuova linfa ad una nazionale, quello che un po' forse sta accadendo anche in campo femminile, ancora se comunque la squadra di Nakoryakov è molto competitiva rispetto a quella di Shagayev. Nella giornata brillano 2 risultati, detto della vittoria della Grecia sugli Stati Uniti. Sottolineiamo anche il pareggio tra Montenegro e Australia nel gruppo D, quello in cui la Serbia ha battuto il Giappone. Per il resto, facile vittoria del Kazakistan sull'Argentina, 15-7, e sempre nel gruppo C l'Ungheria ha liquidato 17-4 la formazione del Sudafrica. 5-5 Australia-Montenegro con vittoria della Serbia sul Giappone per 19-9. È tutto pronto, io scommetterei un rublo sull'Italia. Beh, lo scommettiamo tutti con tutti i scongiuri e le scaramanzie del caso,
ma sono convinto, conoscendo molti di questi atleti con i quali ho anche avuto il piacere di giocare, che oggi ci sarà una partita completamente diversa e metteranno a tacere, e sarà anche un piacere farlo, è successo più di un'occasione, quando giochi con il pubblico in casa. Vi ricordo che un anno fa l'Italia agli Europei di Budapest arrivò al terzo posto. In quella rassegna ci fu un autentico disastro per la Russia, che chiuse penultima battendo soltanto la Georgia per 9-8 nella finalina per evitare il dodicesimo posto. Da allora molto è cambiato. 8 volti nuovi in più nella squadra di Shagaev, che parte per lo sprint alla sinistra dei vostri teleschermi in calottina bianca. Vi rimarrà per due tempi. Nell'altra metà vasca dell'acqua colorata della Waterpolo Kazan Arena c'è invece la formazione del Sette Bello, gara che è iniziata con il pubblico che ovviamente già sta iniziando a invocare ad alta voce i propri colori, e la clamorosa traversa dopo un gesto tecnico straordinario di Matteo Bum Bum Aicardi. Aicardi impugna il pallone, subito l'assist di Luongo, lo rivediamo, cade il pallone, la parabola, che peccato, traversa e non supera il pallone la linea immaginaria. E ora la prima azione difensiva, attenzione all'Isunov sulla linea 2 metri. Finora le maggiori soddisfazioni Italia e Russia l'hanno avute dalla formazione femminile, ma c'è tempo ancora per un riscatto completo da parte degli uni e degli altri. La traversa di Bukaichuk con Velotto, che ha poi rubato il pallone. Bukaichuk, che è stato protagonista a lungo nella sfida contro gli Stati Uniti, per poi scomparire nel finale. Portiamo un 5 contro 4, diamo la possibilità di affondare con Luongo. Vediamo la sua conclusione ribattuta da chi gli si opponeva, e dunque Artem Ashayev, che fa parte del nuovo blocco che comprende anche i due portieri Antonov e Ivanov, Bukaichuk per l'appunto, Bichkov, Lisunov e Magomaev. Lisunov, che è presente anche con la moglie, la Lisunova Pantolina, in campo femminile. L'espulsione contro Velotto è la prima della gara, l'ha fischiata Alex Andrescu, il direttore di gara rumeno. Difesa azzurra che ha funzionato con l'uomo in meno contro la Grecia, e lo schema porta Giorgetti a rubare il pallone. Gran difesa azzurra, prima stretta poi al salto, portando la parità a sinistra nel lato buono dello schieramento d'attacco russo. Abbiamo spazio per affondare con Di Fulvio, che arriva nell'angolo e nella piastrella che fu di Valentino Gallo, e prima di lui di Amedeo Pomiglio, che ora è in panchina con Campagna e Alessandro Amato. La difesa buona anche dei nostri avversari, e Bichkov che va a prendersi il pallone. Meglio le difese degli attacchi. Non è andato a concludere con un paio di finte che poteva fare Giorgetti, ha sperato in un fallo grave, cioè in un fallo semplice per tirare da 5 metri, attenzione però perché Figlioli, si infila. Figlioli è andato a ribattere la conclusione di Alexei Bukaichuk, e poi Giorgetti, ancora lui, va a cercare un compagno su cui scaricare il pallone, lo trova in Di Fulvio, si alza, va a battere, non sbaglia, 1-0 sul primo palo battuto Viktor Ivanov per il vantaggio dell'Italia, quando ancora deve essere completato il terzo giro del cronometro. Era questione di secondi, ma si stava vedendo la pressione che gli azzurri stavano portando alla porta russa, con due o tre conclusioni arrivate ma ancora altre che potevano essere scoccate. Però ci pensa Di Fulvio con la controfuga, alzando il ritmo, arriva ai 4 metri e un tiro sopra la testa del portiere Ivanov sblocca il risultato. È il primo gol in questo torneo iridato per Di Fulvio, che fa parte dei 7 esordienti con Giacoppo, Baraldi, Luongo, Nicolas Presciutti, Velotto e Fondelli, che Campagna ha inserito. Intanto tempesti a due mani
va a smorzare la conclusione di Albert Zignatullin. Il 25enne cerca di sorprendere il nostro capitano, che è al suo settimo mondiale, pensate, 7 edizioni della rassegna iridata. Di Fulvio ha che difficoltà nel controllo, poi il passaggio per Giacoppo, c'è fallo in attacco di Baraldi, non sfugge a Corizna che dà palla tra gli applausi della gente a Viktor Ivanov. Bisogna zittire il pubblico facendo calare l'entusiasmo soltanto con un break, questo può essere forse possibile. Al perimetro, palla per Stefanik, ancora lui dopo il dialogo con Odinsov. Eccolo Odinsov con il pallone, schiaccia al centro, è sontuoso l'anticipo di Massimo Giacoppo. È così che bisogna giocare, con il giusto anticipo, quello che fa Giacoppo su Lisunov, che è un giocatore, un centrobova molto pesante, non è tecnico, ma va non tanto per il suo tiro. Attenzione a Giorgetti che si infila molto bene poi nella difesa. Giacoppo palla al centro e c'è la conclusione sul palo di Baraldi, che poi si lascia colpevolmente ipnotizzare da Ivanov. Era un'occasione da sfruttare, tutta creata dal movimento, dal verticale di Alex Giorgetti, che poi vedete porta via l'uomo con Stepaniuk che lascia completamente libero Baraldi. Due occasioni per lui, una traversa e poi gli esce Ivanov impedendogli la via dalla rete. E non doveva essere così, mentre intanto andiamo ad opporci con Giacoppo alla conclusione dell'altro numero 7, Timakov. Un grande avvio di Massimo Giacoppo, una scoperta di un amico che non c'è più, Carlo Scuderi. Di Fulvio ancora, è lui che finora decide il match, ancora 5 secondi per andare al tiro, carica Di Fulvio, la respinta, il buon riflesso di Ivanov per un pallone che poi gli viene riconsegnato, e a 2:20 dalla prima sirena la Russia insegue il pareggio. Con Campagna che alla panchina si rivolge dicendo di volere le conclusioni a rimbalzo sull'acqua, non a mezza altezza, così come è stata compiuta nell'ultima occasione da Francesco Di Fulvio. Anche perché il rimbalzo sull'acqua può garantire anche una deviazione oltre il bordo vasca del portiere e dunque un angolo. Intanto la reattività di Tempesi su Stepaniuk, il nostro atteggiamento difensivo, lo dicono i dati, finora è ben diverso rispetto alla gara contro la Grecia. Abbiamo un ritmo molto più elevato e stiamo portando tanti contropiedi, anche se poi vengono chiusi, però siamo noi a dettare i tempi di questa gara, almeno fino adesso. Giacoppo per Giorgetti, Di Fulvio che si ostina a tirare, lui con 3 conclusioni è colui che maggiormente ha cercato la porta avversaria. Eravamo però quasi alla fine dei 30 secondi, è stato anche doveroso andare a cercare il tiro. 80 secondi al primo intervallo, va sul punteggio, non le emozioni. Palla per Zignatullin, poi c'è una espulsione, va a castigare Giacoppo. La prima volta per lui, la seconda contro l'Italia, che ha difeso molto bene nella prima circostanza, e il time out che si concede Erik Shagaev, che al di là delle esperienze in patria ha anche un'avventura in Australia. Vi rimase dal 98 mondiale di Perth al 2002, che è l'appuntamento dopo l'appuntamento olimpico, giungendo quarto a Perth 98. Queste sono le situazioni che bisogna evitare. Intanto abbiamo rivisto la rete di Francesco Di Fulvio su una situazione di zona, una situazione dove comunque c'è già un raddoppio. È inutile stare a continuare a dare pressione al centrobo avversario, perché si rischia di prendere un'espulsione senza palla, completamente inutile, non c'era necessità. E regaliamo quindi una seconda opportunità in 6 contro 5. La prima ci è andata bene perché siamo riusciti a impedire la realizzazione russa. Sale fino a metà vasca per riaprire il gioco Viktor Ivanov. Palla che gira per Stepanik.
dalla parte opposta, viene cercato di trovare Bisunov, all'indietro Bichkov, palla avvelenata quella che i nostri avversari stanno gestendo, mettendola sulla velocità e sulla capacità di andare a rete di Kolod. Battuta numero 10 per colui che riesce a evitare l'intervento in replica di Capitan Tempesti, che davvero non poteva farci nulla. Azione ben congegnata, molto veloce. Sì, siamo arrivati in un leggerissimo ritardo, perché anche in precedenza la parità era portata proprio da quell'alto, da quell'angolo dove Dmitry Kolod ci punisce proprio con la salita, con le gambe anche corretta di Velotto. Tempesti riesce soltanto a toccare. Non abbiamo conquistato una superiorità numerica, speriamo che arrivi. Intanto ancora un gran numero di Aicardi, per lui è ancora una traversa e ancora una volta sarebbe stato gol, perché Ivanov non ci sarebbe mai arrivato. Spesso diciamo che palle e traverse sono tiri sbagliati, ma in questo caso davvero più rimpianti che rimorsi. Ultimo attacco della Russia, non vale comunque quello che sarebbe accaduto, perché il fallo era avvenuto all'interno dei 5 metri, il giocatore si è portato di fuori per concludere, non si pone la palla a nuoto e Sandro Campagna capisce che a 15 secondi alla fine è il momento di concedersi il time out, di cui ogni tecnico ha facoltà in qualsiasi parziale. Sono 4 i tempi della palla a nuoto, ogni gara dura 32 minuti e ogni giocatore può essere espulso al massimo 3 volte, scatta poi quella definitiva con cambio comunque possibile. Il time out per provare in questi ultimi 15 secondi, probabilmente vediamo se utilizzerà un solo centro oppure il doppio centro boa, probabilmente con dei tagli esterni, con uno dei tiratori migliori che potrebbe fare un alzo e tiro dei 5 metri per sfruttare al meglio questi secondi finali della prima frazione di gioco. Aprirà il gioco Tempesti, che pensate era in acqua anche nel Mondiale di Barcellona 2003, quando l'Italia arrivò al secondo posto e dunque all'argento, al di là dell'essere stato capitano nella classifica di Shanghai, quella vinta. Figlioli, ancora 6 secondi per andare. Eccolo qua, a dire. Luongo va a questa espulsione, sì, tutta la vita è impeding. Troppo vicino, troppo ravvicinato, non si può. Il giocatore con la calottina numero 9 è Stepaniuk. Quando si compie un fallo bisogna per forza dare la possibilità al giocatore avversario di andare a avere acqua, spazio per poter concludere. Quando non avviene è espulsione, e in questo caso spieghiamo che Luongo non ha voluto tirare ancora per lasciarsi una possibilità, una volta eventualmente conquistato con Figlioli il pallone al centro, di poter giocare qualche secondo ancora 6 contro 5. Allora, avviso ai naviganti, l'Italia c'è. L'Italia c'è, è un primo tempo che va anche stretto alla nostra nazionale per quello che è riuscita a produrre, sia in termini di conclusioni verso la porta avversaria, ne sono 4 in più rispetto ai nostri avversari, 10 contro 6, ma anche per le controfughe. Notate il ritmo che è stato inserito almeno in questi primi 8 minuti di gioco. Chiaro che c'è la volontà di voler riscattarsi, però bisogna anche poi metterci la testa, giocare con raziocinio, ma lo stanno facendo, c'è una grande determinazione e questo sicuramente sono indicazioni importanti per Campagna. E siccome i numeri sono gli occhi con cui leggere anche un match, è importante vedere come l'Italia abbia ridotto il potenziale offensivo russo ad appena 6 tiri, che abbia mantenuto la propria porta inviolata al di là del gol di Kolod con l'uomo in più. Sono dati già ben diversi rispetto a quelli visti contro la Grecia che vale comunque la Russia, che nel primo tempo ci castigò per ben 4 volte. Sì, questo già è un dato importante, perché la difesa, e dalla difesa bisogna ripartire. Come sempre, tutte le grandi vittorie si raggiungono proprio con una difesa eccellente. Anche Tempesti oggi è molto reattivo, molto determinato, sta dando indicazioni preziose a tutto il reparto. Rispetto alla squadra che stupì l'Europa un'estate fa,
a Budapest. Non ci sono Gallo e Figari, al loro posto Nicolas Presciutti e il ritorno di Gitto. Comincia il secondo tempo, è tra Ashev e Figlioli lo sprint, le squadre invertiranno posizione in acqua soltanto quando sarà terminato questo tempo. Intanto una falsa partenza, Alexandrescu ha osservato Ashev partire da solo in pratica senza che avesse avuto il cenno e dunque deve ricollocarsi sulla ipotetica linea bianca di porta il giocatore con la calottina numero 6 bianca. Verificano Korizna e Alexandrescu che tutto sia conforme al regolamento e Figlioli ha già un vantaggio abissale per conquistare il pallone e dunque poter giocare per 16 secondi, quindi quasi tempo pieno, con l'uomo in più per l'Italia. Stefano Longo, proverbiale la sua mezza finta. Di Fulvio, ancora Longo, è indietro per Giorgetti, si alza, scarica dalla parte opposta per la conclusione di Aicardi e questa volta davvero viene murato dall'altro numero 11 che è Lisunov e si torna in parità numerica. Forse Aicardi poteva fare di più per come era stato liberato, ma vedremo davvero quanto saprà riscattarsi il nostro centroboa. Intanto Longo si appoggia su Giorgetti, palla ancora al centro, smanaccia Aicardi, doveva essere più deciso per trasformare in gol un assist al bacio del compagno di squadra del Recco, Giorgetti. Sono ben 8 i giocatori recchierini presenti al mondiale con la calottina azzurra. L'attacco di Bukecuk, come è prevedibile ogni volta che ha la palla la Russia, si scatena il pubblico della Repubblica del Tatarstan. Va fuori la conclusione di Stepanyuk. Stiamo facendo fare un po' agli nostri avversari quello che vogliamo noi quando siamo a uomini pari. Ecco che c'è palla già alla parte opposta con l'espulsione che va a castigare Odinsov, il capitano, il 28enne giocatore del Volgograd che un anno fa si seppe imporre in Europa Cup. Il leader di questa formazione va nel pozzetto. L'Italia gioca per la seconda volta con l'uomo in più e non sbaglia, non sbaglia Alex Giorgetti, è un alzo e tiro, non è forse il gesto da manuale che conclude un'azione organizzata con l'uomo in più, ma ci va benissimo. È l'apertura che diventa vincente, quella di Nicolas Presciutti che viene fuori dal palo, crea il 3-3 e in quel caso il giocatore russo deve mettersi in mezzo proprio tra Presciutti e Giorgetti. Giorgetti diventa centrale, eccolo il momento in cui compie un po' di stretching e riesce ad avere avanti a sé un grande corridoio. Lo poteva fare anche in precedenza quando poi ha servito l'assist per Matteo Aicardi, che è stato comunque bravo nell'andare a cercare l'angolo corto dove il braccio di Lisunov gli ha impedito la rete. Ancora una volta in vantaggio il Settebello, 2-1 quando siamo a 6 minuti dalla pausa più lunga. Lisunov, palla per Stepanyuk, ancora Bukecuk con Belotto che va a levare il pallone e poi Gitto che perfeziona l'intervento proteggendo del tutto Capitan Tempesti. La conclusione era stata operata da Konstantin Stepanyuk. 1-2 per l'Italia, 1-2 per la Russia, questi i dati con l'uomo in più. E ancora una volta va a bersaglio l'Italia, l'invenzione è di Nicolò Gitto, uno che di professione fa il difensore e che questa volta ha totalmente sorpreso il portiere avversario. Secondo me Ivanov non si attendeva alla conclusione. È un gran tiro in contromano, dopo una finta è riuscito a portare la spalla sinistra
dentro, fingendo appunto il tiro nell'angolo corto e poi prendendo una lunga diagonale, una rete importantissima, la prima in parità numerica dopo quella di Francesco Di Fulvio, che ha rotto il ghiaccio di questo match. E il break azzurro avviene quasi alla metà del secondo tempo, più due per gli azzurri, con altri due giocatori che oggi hanno conosciuto la prima volta a bersaglio. Intanto non ci spaventa Bichkov, e cioè Di Fulvio e Gitto, che si aggiungono agli otto che hanno già fatto gol contro la Grecia. Sul tabellino dei marcatori, al di là dei due portieri, mancano all'appuntamento Velotti, Fondelli e Nicolas Pesciuti. E di Fondelli ci vediamo via un po'. Velotto, Fondelli, ancora Velotto, palla per Di Fulvio, carica e costringe ad uno sforzo estremo Ivan Ivanov, 31 anni per lui, per concedere soltanto il tiro d'angolo. È l'unica circostanza questa, e cioè quando è il portiere a deviare sul fondo, in cui si raffida palla a chi ha attaccato, a meno che un difensore non impugni e volontariamente metta la palla oltre la sagra di bordo basco. Ma fare attenzione anche alle provocazioni. Gaev, calottina numero 8 russa, in contatto ravvicinato in presenza con Baraldi. Alessandescu ha detto di aver visto tutto. Di Fulvio per Giacoppo, ancora Giacoppo, passaggio largo per Velotto, Baraldi al centro, e fallo semplice dicono i due arbitri, in particolare Alessandrescu, che ora punisce l'inserimento di Velotto, perché ha cercato di trovare spazio passando anche sott'acqua rispetto agli avversari. Ecco Campagna che sta lì a indicare cosa vuole, e anche Shagayev in questa inquadratura fornita dalle telecamere di Rai Sport, che integrano quelle della televisione russa. Prova ad operare il massimo sforzo per entrare in partita la squadra russa, ma che difesa, signori, che difesa! Va a toccare il pallone Velotto, poi lo conquista Tempesti sul tocco di Figlioli. Questa è la difesa su cui costruire le ambizioni per andare avanti il più possibile nel torneo ridato. Questo è il modo di giocare per cancellare le ansie nate in modo logico per la sconfitta subita contro la Grecia all'esordio. Una Grecia che però è davvero mina vagante, se è vero come è vero che oggi ha sconfitto con lo stesso punteggio la squadra americana, e c'è il massimo vantaggio italiano. Tre gol di scarto, tre gol che si sono realizzati in questo tempo, una forbice che si dilata adesso sul 4-1. Signori, è Pietro Figlioli ad aver trovato il suo gol numero 3 al mondiale, è il miglior marcatore degli azzurri ed è il migliore in acqua insieme a Bukechuk. Alzo il tiro dai 5 metri dopo un'entrata a pulire lo spazio, la rotazione che porta Pietro Figlioli al centro della porta russa. Gli fanno un fallo e gli fanno una gran cortesia, perché Pietro è dotato di una grandissima conclusione, sia di potenza ma anche di precisione, il suo tiro che dà il massimo vantaggio agli azzurri. Terzo mondiale con la calottina azzurra per Figlioli, che però ne aveva già giocato un altro con la calottina dell'Australia. Lui, campione del mondo a Shanghai, come Tempesti, Giorgetti, Aicardi e Gitto. Tempesti oggi sembra davvero un ragazzino rispetto al giocatore comunque ottimo per rendimento visto contro la Grecia, ma noi da Tempesti ci aspettiamo sempre qualcosa in più. Ma direi che quando gira la difesa gira tutto, è chiaro che anche lo stesso Tempesti diventa protagonista. Bichkov con il pallone, palla che arriva sul lato del mancino e poi spreca tutto sull'assist di Magomaev. Timakov che impugna il pallone ma non inquadra la porta. Un secondo tempo per cui Dario Argento dedicherebbe un suo film alla Russia, Tenebre. Stefano Longo.
Che passaggio, questo per me poteva anche rigore, essere rigore anche per me. Tutta la vita. O è il rigore? Ma c'è, no, ma è il rigore perché si sta proiettando verso la porta. È da solo. A Icardi. E non ha il pallone, a differenza di quanto avvenne nella gara contro la Grecia, che fu castigato. È un rigore simile, fischiato in modo non corretto. L'Italia gioca per la terza volta con l'uomo in più. Palla che non è precisa per arrivare a Giorgetti, che poi è sublime nel vedere sul palo più lontano Icardi, che schiaccia in rete e si fa anche male, perché una manata lo va a colpire nell'occhio da parte di un avversario. Credo che nella circostanza fosse Timakov. Fatto sta che esulta la panchina, perché siamo sul 5-1. Signori, è un'altra Italia. Un'altra Italia, anche perché gli Stati Uniti, che stamattina hanno praticamente buttato una vittoria e regalato, servita su un vassoio d'argento alla Grecia, ieri contro l'altro ieri contro questa formazione russa, ha faticato e non poco fino all'ultimo, è stata tenuta sul filo e poi è riuscita soltanto di una rete ad aver ragione nella squadra di Shagayev. Al momento è dramma sportivo per la Russia, perché se dovesse oggi perdere sarebbe fuori dalle prime tre di questo raggruppamento, che sarebbero a questo punto di certo Grecia come prima classificata e poi Italia e Stati Uniti, che dovrebbero gestirsi il secondo e terzo posto nella gara a eliminazione in pratica diretta della giornata di dopodomani, appuntamento alle 20:30 in diretta su Rai Sport. Time out chiesto da Campagna, con l'Italia che ovviamente, avendo un margine ampio in questo momento sulla Russia, sarebbe in classifica preferibile agli Stati Uniti d'America, che a questa formazione hanno soltanto dato un gol di scarto. Finì 7-6. Una gran, ancora una gran difesa azzurra con i marcatori sempre in anticipo, con la ripartenza che sta facendo la differenza con questa squadra. L'espulsione guadagnata dagli azzurri, e Bugaciuk, colui che ha realizzato tre reti nella partita d'esordio contro gli Stati Uniti, e ora andiamo per la quarta volta avendo una percentuale discreta, 2 su 3, davanti la porta di Ivanov. Italia 5, Federazione Russa 1. Questo è il punteggio quando siamo nel tratto finale del tempo numero 2. Palla al centro e c'è il massimo vantaggio che si concretizza. Giacoppo è lì al centro, lui che si adatta a volte a sacrificarsi anche in questo ruolo. Un ragazzo serenissimo, ha trovato nella Fede una compagnia che davvero gli ha permesso uno scatto di qualità anche umano. La panchina azzurra con Alessandro Amato, che è camicia bianca, che è il preparatore atletico, e questo è lo sguardo attonito di Viktor Ivanov. Certo è che dopo l'1-1 del primo tempo era difficile attendersi un 5-0 di parziale. Una grande superiorità numerica, un grande schema con il passaggio illuminante di Daddy Fondelli al suo compagno anche di club nel Recco, a Giacoppo, che è freddo nel fulminare l'estremo difensore russo. E ora ancora una gran difesa, ci riportiamo nuovamente in zona offensiva per l'ultima volta nel corso di questo secondo tempo. Italia è sempre più tranquilla con il trascorrere dei minuti e con le azioni che si susseguono. Non vale quello che è accaduto, perché Giorgetti avrebbe spinto a giudizio di Corisi nel suo avversario. Manteniamo i dubbi, ma non ne faremo una ragion di stato. Detto questo, Francesco, è vero che ora è facile parlare tranquillità, ma avevamo notato lo sguardo sereno di Campagna all'inizio della gara, la concentrazione di azzurri per nulla turbati dall'ambiente molto elettrico e per nulla neanche ancora ancorati al ricordo, quello sì doloroso, della gara con la Grecia. La nazionale è una squadra che oramai dal 2010
è stabilmente nelle prime quattro in una competizione che conta, mondiale, europeo, olimpiade a dir si voglia, questo è un punto di forza e anche a livello mentale della gran parte degli uomini di Sandro Campagna, che vengono fuori e stanno venendo fuori da un momento certamente difficile, le ultime 48 ore dopo la sconfitta della Grecia, ma lo stanno dimostrando con i fatti. Vi ricordo che in caso di vittoria gli azzurri sarebbero aritmeticamente o secondi o terzi e la Russia sarebbe fuori. In caso di sconfitta, lo diciamo perché la logica ce lo impone, l'Italia avrebbe ancora una chance di passare il turno battendo gli Stati Uniti d'America nella gara di dopodomani, altrimenti varrebbe per il secondo posto e dunque un posizionamento migliore nella griglia di partenza del turno a eliminazione diretta, che poi concede i quarti di finale, che sono già nelle mani di chi conquista la vittoria in ogni raggruppamento. È fuori Figlioli, ma va a prendersi il pallone sul tiro di Bukic Stefano Tempesti. È fantastico il parziale, 5-0, siamo 6-1 a metà gara e, come ci chiede da Roma Riccardo Pescante, un minuto di pubblicità per noi. Attraversiamo questo intervallo, questo più lungo, con Paolo Zizza, che è il vice di Fabio Conti. E allora, rimane ancora la grande emozione per la vostra vittoria sulle campionesse olimpiche degli Stati Uniti d'America. Domani però bisognerà finalizzare contro il Brasile per essere certe di arrivare nei quarti di finale senza passare per turni interlocutori. Assolutamente sì, abbiamo fatto un'ottima gara ieri, deve darci grande motivazione per il proseguo di questo mondiale. Domani affrontiamo il Brasile, dobbiamo essere concentrate e continuare nel lavoro e il percorso che sta tracciando Fabio. Insomma, low profile e sentire tanta adrenalina con gli Stati Uniti, un tassello importante, ma dimentichiamoci del passato. Ma ripeto, assolutamente, deve darci soltanto quegli stimoli in più e la consapevolezza che dobbiamo essere sempre concentrati e giocare e darci questa autostima in più per poter affrontare poi qualsiasi squadra che troviamo sul nostro percorso. L'Italia maschile si sta davvero restituendo come immagine iridata dopo la sconfitta del debutto. Che cosa è accaduto secondo te in questi due giorni? Perché la Russia non è poi così inferiore alla Grecia. No, sicuramente la prima gara è sempre più difficile alla vigilia di un mondiale, sono squadre molto equilibrate per cui gli errori sono stati tanti e alla fine hanno portato a una sconfitta alla prima giornata. Oggi vedo un'Italia molto concentrata dove sta sfruttando ogni singola situazione con una grande difesa pressing e poi si chiude in una zona, una semizona soprattutto da due, dove dà pochissimo spazio al loro centrale e i tiri che arrivano sono tutti in maniera molto controllata. Conosci bene due atleti che Campagna con sé, mi riferisco ovviamente a Velotto e Baraldi, che tu alleni quotidianamente nella canottieri Napoli. Sì, sono contento di vederli giocare qui su un palcoscenico così importante come un mondiale. Sicuramente stanno facendo anche un minutaggio molto importante per la loro crescita, quindi è una cosa molto positiva per quanto riguarda la canottieri in primis. Grazie Paolo Zizza. Prego. Domani saremo in diretta alle 8:30 ora italiana per Italia-Brasile e concludiamo questo percorso in lungo intervallo con Carlo Verna, credo la voce più prestigiosa a livello internazionale della pallanuoto, al quale ti chiedo quali differenze stai notando tra questa Italia e quella sconfitta contro la Grecia. Ma un'Italia completamente diversa. Anzitutto stavolta sta funzionando la difesa, si vede che è finita la fase di scarico della preparazione, li abbiamo visti riattivi in quel primo tempo in cui un pareggio che poteva essere un 2-0 per l'Italia. Baraldi ha mancato il gol praticamente fatto del 2-0, con l'uomo in più poi la Russia è riuscita a realizzare la marcatura dell'1-1, ma in quel momento gli azzurri erano già convinti di essere una formazione diversa da quella vista con la Grecia. Ti chiedo un flash, questa vittoria dal tuo punto di vista, se arriverà, quanto inciderà anche su un morale che in qualche modo era stato condizionato con le ovvie osservazioni nate dopo la mancata convocazione di Gallo per far posto a un difensore in più? Molto, anche perché vuol dire qualificazione in tasca, ancorché, visto che la Grecia ha battuto in rimonta gli Stati Uniti, non col primo posto, che significa saltare gli ottavi, ma forse
tenere la tensione agonistica giocando una partita in più fa bene, soprattutto se la squadra è arrivata al punto giusto di preparazione proprio per il momento dell'eliminazione diretta. Grazie, grazie a Carlo Verna, che risentiremo nel corso dei nostri appuntamenti ridati. C'è fuori colottina numero 3, Velotto attacca con la colottina numero 3, ovviamente Udinzoff attacca la nostra nazionale, ma Baraldi al centro non trova la possibilità di impugnare e va andare a battere. Le squadre hanno invertito ovviamente posizione in acqua. Diciamo che dopo il 5-0 c'è da attendersi solo in questo tempo un disperato tentativo di rimonta della Russia. Ci sarà la reazione, bisogna stare con gli occhi ben attenti, ma ancora una gran difesa con Figlioli che va a stoppare. E Giorgetti a impossessarsi del pallone, che va a Capitan Tempesti che lo aziona per Fondelli. Figlio d'arte per l'uomo dei tre continenti, Pietro Figlioli, nato in Brasile, vissuto prima in Australia e poi in Europa, in particolare in Italia. Ancora 6 secondi per andare al tiro, Giorgetti si alza e va a tirare, colpisce il palo con la deviazione del portiere e sono ancora 30 secondi di possesso palla, bene così direi. La calottina da indossare per Baraldi che l'ha persa sul fondo della vasca, vediamo se arriverà qualcosa dall'equipaggiamento di riserva dalla panchina azzurra. Infatti è così, mentre siamo su Niccolò Gitto, da lui un gol preziosissimo, quello del momentaneo 3-1 che ha davvero spaccato la partita. È Niccolò Gitto che batte e riapre il gioco. Fondelli, grandi entrate a centro, non dare mai un punto di riferimento a una difesa che ha sempre messo le mani addosso cercando di sopperire con la forza fisica ad una tecnica non sempre pregiatissima. Di Fulvio scarica dalla parte opposta, riceve da Gitto, 5 secondi, deve andare al tiro Di Fulvio, poi vedere inserimento con il tiro di rigore dal mio punto di vista, perché per me Figlioli ha subito un fallo grave da parte di Colod quando ha cercato di concludere, ed è così, è così, è così, è rigore. Con grande tranquillità continua a giocare il nostro Settebello per andare a cercare anche l'inserimento all'ultimo secondo, mancavano 5 al termine e l'assist pregevole di Francesco Di Fulvio a Pietro Figlioli. Ed è Fondelli che va a battere dai 5 metri con la calottina numero 6, quella che fu di Maurizio Felugo al trionfale mondiale di Shanghai e in tantissime altre occasioni. Maurizio Felugo che ora ha lasciato l'acqua colorata per diventare eminenza grigia del Recco e siamo sicuri diventerà medaglia d'oro anche in questa sua nuova avventura sportiva e umana. La traversa a ammutolire i tifa Italia e a esaltare i 2000 spettatori che ancora sperano che la Russia possa riuscire nel miracolo. 5:40 da giocare per Fondelli, il primo gol iridato è ancora un tabù, ma davvero è una lievissima nota stonata che poco incide nello spartito di questa gara. Baraldi va nel pozzetto, ha bloccato il centro avversario come non poteva, medie realizzative della formazione russa con l'uomo in più è di 1-3, vediamo cosa accade in questa circostanza dove la difesa italiana sembra cadere e infatti è così, il taglio riesce a esaltare Kolod che sigla la sua doppietta e che dopo una eternità, pensate, ben 15 minuti dà nuovamente la gioia di un gol alla Russia che dopo il parziale subito nel secondo tempo risale a meno 4. Le occasioni sprecate, la prima, la superiorità numerica avuta all'inizio di questa terza frazione, il rigore non trasformato da Deddy Fondelli e poi nell'inferiorità numerica
eravamo stati capaci di difendere, poi siamo caduti invece questa volta sul lato destro, dove non c'è un mancino in acqua per la Russia, e ci siamo scoperti dalla parte opposta, dove Tempesti non è potuto più arrivare sul tiro di Kolod, che è riuscito anche a trovare un corridoio. Due gol con l'uomo in più per la Russia, due gol segnati da Kolod, uno dei talenti su cui si affida il nuovo corso russo, a 22 anni e non aveva fatto gol contro gli Stati Uniti. Luongo, ancora lui, poi ha spinto Aicardi, se n'è accorto Corisena, che ha tenuto Aicardi il suo marcatore diretto con un braccio e dunque ha imposto il cambio palla. Attenzione ad evitare che la Russia possa trovare quell'entusiasmo che le aveva permesso di rientrare in partita contro gli Stati Uniti d'America. Per Figlioli è il secondo fallo grave, ne ha due anche Odinsov, e questo è da manuale della palla a nuoto, va a schiacciare a bersaglio Kolod che dà al centro, e Lisunov che per la prima volta nella serata permette alla Russia di segnare due gol consecutivi, i due gol che quando siamo ancora non a metà del terzo tempo alimentano le speranze della Russia e dei suoi tifosi di considerare questa gara ancora aperta. Ci facciamo sorprendere nella parte centrale, dove nel cuore della nostra difesa, dove dovremmo stare con le cosiddette mani addosso. Tanto attenzione alla conclusione, ancora Aicardi che cerca e non trova la via della rete, però trova invece un fallo che gli Corisna viene commesso abbastanza ingenualmente. Sì, sotto gli occhi di Corisna, poi è difficile da Bishop farla franca. Era Bishop che stava continuando a trattenere Aicardi, che voleva rientrare nella sua metà vasca. Il fischietto polacco che sta dirigendo col rumeno Alexandrescu ha visto tutto. È il momento, a metà del secondo tempo, di provare a rimettere le cose a posto, di ridare grande aria. Questo è gol, non c'è dubbio. E specifichiamo che in occasione, a Siedo Longo, che in occasione delle gare dei padroni di casa, tutta la giuria, anche i giudici di porta, sono arbitri internazionali, a differenza di quanto avviene normalmente nelle altre gare, in cui è il GUG, il gruppo ufficiale gara, a affidare alle varie partite i propri esponenti. Luongo va a bersaglio, il più 4 ci rende molto più sereni. È una rete fondamentale questa, perché spezza un po' queste due reti consecutive della Russia e ci dà una tranquillità comunque di viaggiare su 4 reti. E poi un dato, Francesco: 7 gol, 7 marcatori diversi, con un'altra palla recuperata con le gambe in anticipo sul pallone, così come vuole Sandro Campagna. Diciamo 7 gol con 7 marcatori diversi, ma questa è la forza di un gruppo, che è molto solido. Belotto lo dimostra anche in fase offensiva. Belotto alza il tiro, modo irridente lo Scugnizzo ha provato prima a far gol, poi si fa sorprendere in fallo grave perché strappa, quindi si aggrappa al costume dell'avversario. Alexandrescu dice che deve sostare per 20 secondi nel pozzetto dei cattivi e Shagaev va a chiamarsi il time out, lui che ha due vice che sono stati grandi campioni, Sasha Eryshov, che ricordiamo anche aver vinto nel 2005 la Coppa Campioni con il Posillipo, e Sergei Estitinev, che per anni sono stati i fari della nazionale sovietica. Ma vogliamo dire, Francesco, che comunque il nuovo corso dei vari cicli sovietici è avviato anche con altri grandi ex, Garbuzov, Zinnurov, Chomakidze, che hanno tutti i settori giovanili, bisognava ricostruire da zero. È quello che ha fatto la Federazione Russa dopo che è stata per anni lontana da un palcoscenico iridato. Ci ritorna perché come paese ospitante, però è chiaro che se non investi non trovi della linfa da cui poter attingere. Ora la terza superiorità numerica in questa terza frazione di gioco parte con il 3-3
la Russia. Ha sempre fatto gol solo e soltanto con l'uomo in più in questa serata di Kazan, la squadra che sta manovrando in un frastuono indicibile. Ora ancora per Bondarchuk al perimetro, chiude bene però la nostra difesa, cercando di levare spazio, e va a finire che la conclusione di Kolod viene considerata dentro dal giudice di porta, quindi ha segnato il gol del 4-7. Forse non sbagliata la valutazione, ma davvero è difficile da questa inquadratura. L'impressione per me è che ci sia il gol. Sì, anche io dall'ultimo replay che ci ha mandato la regia russa. Peccato, perché è un tiro sul quale Tempesti è arrivato e il pallone si è accartocciato vicino al braccio, e anche un po' con un'onda è andato a finire in porta cercando di tirarlo via. Però anche in questo caso, così come nel tiro di Luongo, la palla ha attraversato la linea immaginaria di porta. 7-4 con un parziale di 3-1 a favore della Russia in questo terzo e penultimo tempo, che per l'Italia è di grande sofferenza, ma era ovviamente da prevedere un ritorno dei nostri avversari disperati, perché perdendo questa gara i russi sarebbero fuori dal proseguio dell'avventura iridata e si accomoderebbero nella fase che vale dal posto 12 al posto 16. Sulla espulsione di Bichkov va a chiamare il time out campagna. Sì, time out di campagna, anche per poter giocare la seconda opportunità in questo tempo in assoluta numerica. Non è riuscita nella prima ad andare a bersaglio, mentre ha un 3 su 3, il 100% in questa frazione di gioco dei nostri avversari. Sapevamo della reazione, il 5-0 abbastanza mortificante del secondo tempo ha scosso gli uomini di Shagaev, anche perché non c'è la possibilità di un appello contro la Grecia per loro. L'ultima spiaggia. È davvero l'ultima spiaggia, e per la squadra che ospita la manifestazione è uno schiaffo immenso. Ricordiamo l'umiliazione cui il Sette Bello andò incontro a Roma nel 2009, quindi possiamo davvero comprendere. Gioca con l'uomo in più l'Italia. Figlioli per Giorgetti. Stiamo tornando in parità numerica, attenzione, bisogna andare alla conclusione. Vediamo se troviamo spazio invece da quella piastrella che non è la sua. Figlioli non riesce a fare male ai nostri avversari. È andato a tirare abbastanza chiuso, sì, andando verso destra invece che aprirsi, prendendo maggiormente un'angolazione di porta. Non ha da fare con la superiorità. È 3 su 6, è comunque il 50%. Mentre per i nostri avversari va leggermente meglio, 4 su 6, ma noi abbiamo anche un rigore sbagliato. Si alza il grido, Rascia per la conclusione di Stepaniuk, su cui interviene Aicardi, prezioso anche in fase difensiva, oltre che straordinario terminale d'attacco. E oggi sfortunato, perché pali e traverse è andato più volte ripetutamente a cercare la rete, che ha trovato soltanto a due minuti alla fine del secondo col momentaneo 5-1. Lasciano giocare i due arbitri, forse qualcosa in più Aicardi meritava. Siamo nell'ultimo minuto del tempo più difficile, quello che stiamo cedendo ai nostri avversari per 3-1, ma siamo sempre saldamente in vantaggio per 7-4. Kolod oggi davvero straordinario. Pallone per Stepaniuk, ancora Kolod, gira verso Nagaev, poi lasciano giocare perché ha due braccia alzate Luongo, non c'è fallo e siamo davvero contenti, perché i danni che prevedevamo sono arrivati, ma anche molto contenuti. Però adesso gestiamo quest'ultima azione d'attacco, i due time out sono già stati chiamati dai due direttori di gara, vediamo se riusciamo ad imbastire una conclusione. È Luongo che può provare alzo e tiro. Finisce così con il +2
in questo terzo tempo per la Russia, che comunque cede nel totale per 7-4, e mancano appena 8 minuti alla conclusione. Cosa vuol dire? Che comunque è stata ben metabolizzata la voglia e la disperazione russa di rientrare in partita, mai, davvero mai, nervi scossi per l'Italia, e lo vediamo anche dall'atteggiamento di Sandro Campagna, che ha nei confronti della squadra un dialogo molto sereno, molto tranquillo, a differenza di quanto avvenne contro la Grecia, quando dovette a lungo essere lui a far scaricare adrenalina ad un gruppo che sembrava davvero non concentrato. Settebello, che è salito per 6 volte sul podio iridato, una manifestazione che ci ha sempre visti presenti da quando fu introdotta nel mondiale, ci riferiamo a Belgrado nel 1973. Settebello, che lo ha fatto bene in World League e che però dopo la sconfitta contro la Grecia è possibile dire si sia perfettamente ambientato nel mondiale, o è presto? È presto per poterlo dire, però c'è stata quella reazione che tutto il popolo azzurro si aspettava, e tutti i tifosi del Settebello, noi compresi, sapevamo che era nelle corde degli uomini di campagna, che hanno lavorato tanto, hanno speso tanto in avvicinamento a questa World League, di questo campione del mondo, passando appunto per la World League di Bergamo, dove comunque una volta fuori ai rigori con la Croazia, che poi è andata a giocarsi proprio loro, che è sfumato perché è stato conquistato dalla Serbia, ha chiuso al 7° posto. Però per il resto direi che è una squadra che può soltanto che crescere all'interno della manifestazione, ma manifestazione che, ripeto, dura 2 settimane. Vincerà chi arriverà nelle migliori condizioni psicofisiche, probabilmente la Serbia, che ha un girone molto tranquillo, è la squadra da battere, la squadra la quale probabilmente può soltanto perderlo il titolo. Serbia, che ha conquistato il passi olimpico vincendo la World League in Brasile, Serbia che abbiamo visto dilapidare davvero una gran mole di vantaggio sul Giappone, per poi vincere 19-9. Questo torneo ha 2 posti in palio per i giochi di Rio, che sono già in possesso di Brasile, Serbia e Stati Uniti d'America. Se la Serbia o gli USA dovessero passare come primo o secondo, ovviamente si scalerebbe nel ranking di questa rassegna iridata. Ci attendiamo un quarto tempo in cui l'Italia non forzerà il ritmo, giocherà al limite dei 30 secondi per cercare di neutralizzare il più possibile il gioco. È corretta, Francesco, la mia analisi? È corretta, anche se deve continuare a giocare e soprattutto deve gestire bene l'attacco per evitare di prendere delle ripartenze. Ora è la superiorità numerica conquistata da Baraldi. Secondo fallo grave anche per Bishop. Manovra non velocissima, decide per il tiro lungo, ma non può far male a Ivanov. Stiamo leggermente retrocedendo nella media realizzativa con l'uomo in più, e anche questo schema non mi è apparso essere applicato in modo corretto. Non c'è intensità nel palleggio, non c'è pressione all'avversario nel momento in cui il pallone vola da una parte all'altra. Tutto abbastanza letto, anche la conclusione di Luongo vicina al corpo di Ivanov. Palla per Bukechuk. Ashayev tira da lontanissimo, non crea alcun problema dopo la sirena che sancisce come i 30 secondi siano scaduti. Abbiamo neutralizzato 1 minuto e mezzo in cui non si è segnato, va benissimo per l'Italia che comanda 7-4 e in questo momento è certa di passare alla seconda fase del torneo da questo gruppo C, da questo gruppo B, che stando così le cose vedrebbe la vittoria della Grecia davanti a Stati Uniti o Italia, che si giocheranno tutto nel confronto diretto in programma dopodomani. Ed è importante il piazzamento finale, perché da questo vanno poi a definirsi gli accoppiamenti per il turno a eliminazione diretta che proietta tra le prime 8. No, non puoi chiamare questa espulsione, è un anticipo
pulito questo di Jacopo. Si gioca in un gran frastuono, secondo fallo grave anche per Jacopo. La Russia ha trovato sempre il gol con l'uomo in più e sta sperando ancora di far del male agli azzurri. Tempesti va a prendersi il pallone per un istante di Fulvio, poi si è tornati in parità numerica, ma ancora azione colorata dal bianco della calottina dei nostri avversari. 5:30 è un countdown infinito, la clessidra davvero ha troppi granelli di sabbia ancora da far scorrere nella sua parte inferiore, ma palla azzurra. Difendiamo bene, finalmente interrompiamo un bel filotto di 3 reti consecutive in superiorità numerica. Ecco la parata di Tempesti, l'abbiamo rivista poc'anzi, di un tiro di Stepaniuk. Attenzione perché abbiamo spazio che viene occupato però sul tiro di Gitto da Ivanov per mettere sul fondo, poteva essere il colpo del KO. Sì, abbiamo portato un 4 contro 3 con la conclusione angolata su cui riesce ad intervenire Ivanov. In precedenza un fallo in attacco di Baraldi, centrobò devono stare tranquilli fino alla fine perché dall'esterno, dal perimetro possiamo far male alla Russia. Russia che ora va a pressing sugli azzurri prima di proteggersi con la zona negli ultimi 10 secondi. Gioca lungo il pallone, gli scappa però da mano, non riesce più a controllarlo. Alla fine di questa azione saremo dunque arrivati quasi alla metà di un quarto tempo in cui ancora non si è segnato ed è facile stabilire come questa constatazione sia tutta favorevole agli azzurri. Palla per Bukečuk, va a tirare, prende acqua il pallone ma poi non si impenna. Tempesti era lì a osservare una parabola che mestamente, lentamente si andava a spegnere. Siamo 4 contro 5 adesso. Può andare fino in fondo di Fulvio. Sì, può andare fino in fondo e poi esalta ancora una volta Ivanov che con la testa mette oltre il fondo. A metà del quarto tempo potevamo ancora una volta chiuderla. La bravura di Ivanov su Gitto prima e di Fulvio poi, ma stiamo giocando molto bene. Dobbiamo sfruttare quando c'è Lisunov in acqua, prende almeno 5-6 metri di contropiede, quindi possiamo portarlo fino in fondo. Palla per Figlioli. Al centro Baraldi non riesce a rendersi pericoloso, ma intanto il cronometro continua a mangiare secondi alle ansie della Russia e ad elevare sempre più decisamente le speranze azzurre di chiudere con una vittoria questo secondo appuntamento mondiale. Espulsione al centro, va fuori Gitto. E il time out che viene chiamato da Erik Shagayev, che è consapevole che ora o mai più può riaprire i giochi. Per la formazione russa minori certezze incrollabili con l'uomo in più in questo quarto tempo, visto che hanno sbagliato dopo i 3 centri consecutivi del terzo parziale, ma adesso le statistiche contano assai meno. Andiamo a soffrire in questa inferiorità numerica. È arrivata l'espulsione in attacco nell'ultima occasione. La palla per Baraldi era leggermente lunga, Baraldi doveva andare incontro al pallone, invece è andato a cercare più il corpo dell'avversario. Questa è l'interpretazione di Alex Trandrescu, che insieme a Korisna stanno dirigendo questa gara. Riapre il gioco con l'uomo in più Viktor Ivanov, inserito in questo gruppo dopo la disfatta
o quasi di Budapest, undicesimo posto continentale un anno fa per i russi, che misero alle spalle solo la Georgia. Bondarčuk all'indietro, il passaggio per Nagyev, pallone per Bichkov, palla che cade al centro dove riesce a metterla in rete con un buon movimento Timakov. Uno schema sicuramente apprezzabile che porta a realizzare il primo gol di questo quarto tempo a 2.52 dalla conclusione da parte della Russia, che mette a segno un 4-1 di parziale. Ciò vuol dire meno 2 e Tempesti si arrabbia, e come si arrabbia. Andiamo ad aggredire gli esterni, vanno in 3-3 i russi e lasciamo il giocatore sul palo che ha il tempo Timakov di ricevere e assorbire e poi tirare una lunga diagonale. Mai avversario uomini pari la Russia. L'Italia gioca per il colpo del KO e lo farà con l'uomo in più. È stato espulso Kolod, secondo fallo grave anche per lui, è stato Icardi al centro a perdere la calottina. E va a chiudere i conti Giorgetti, a questo punto siamo con 3 gol di vantaggio e ha ammutolito il pubblico di fronte alla doppietta di Giorgetti. Per lui il gol del secondo vantaggio in apertura di secondo tempo è quello del preziosissimo aggancio in questo quarto e conclusivo scorcio di incontro. L'8-5 ha davvero il sapore di una ipoteca pesante sulla vittoria finale. Riusciamo a sfruttare uno schieramento russo impreciso, non c'erano addirittura 2 giocatori centrali e quindi spazio davanti a Giorgetti, 4 russi in prima linea e quindi ha avuto avanti a sé uno spazio, se n'è andato a prendere, l'ho attaccato bene Alex, un tiro imprendibile per Ivanov e la rete che ci assicura con ogni probabilità la vittoria. Questa era espulsione, era rigore? È espulsione perché questa è fuori dal palo, non è una chiara azione da rete, quindi a mio avviso questa volta è corretta l'indicazione. Comunque Gitto, di Corisna, secondo fallo, così come Velotto, Figlioli e Giacoppo. Siamo a 100 secondi alla conclusione, l'incrocio dei pali, poi palla che rimane in modo rocambolesco ma efficace alla Russia, che cerca il passaggio al centro dove c'era Kolod, ma questa volta la difesa italiana fa davvero un ottimo lavoro e possiamo dirlo, abbiamo vinto questa gara del mondiale e siamo andati avanti perché c'è l'aritmetica certezza di accedere al turno come scontro diretto, vi sapremo dire poi contro chi, che vale per l'accesso alle migliori 8 del torneo. Se da seconda o da terza lo capiremo soltanto dopo la gara contro gli Stati Uniti, mentre c'è il gran frastuono per la nuotata di Mizunov che guadagna il rigore, che dal mio punto di vista non c'è perché il fallo è compiuto prima dei 5 minuti. Esatto. L'indicazione è correttissima perché il fallo di Figlioli è prima dei 5 metri. Korisna non ha valutato attentamente, fatto sta che comunque c'è il rigore per i nostri avversari. L'ingenuità c'era stata, ma il fallo di Figlioli dal mio punto di vista avviene ben prima. L'ingenuità è nostra perché sì, in fase di attacco Lisunov è rimasto praticamente a metà vasca, quindi il passaggio al centro verso Icardi non deve essere effettuato, ma bisogna andare in sicurezza nella gestione proprio della finalizzazione. Intanto il mancino Nagyev sulla linea dei 5 metri e mette a segno il rigore che dà il meno 2 alla formazione russa, con un chiaro errore su cui ha protestato Campagna, ha avuto il cartellino giallo esibito da Korisna, poco male comunque perché siamo davvero a 2 azioni dal termine della sfida e una di queste, la prima, è con palla gestita dall'Italia. La Russia è sull'orlo della eliminazione.
Fondelli. Lavoriamo un pallone per poterlo poi dare al centro. Velotto, mentre una coppia va già a sistemarsi davanti alla porta di Tempesti, c'è l'inserimento di Fulvio e ancora una volta va bene il riflesso di Ivanov, che prova a dire di non aver toccato, ma ha toccato e come, infatti è angolo e potremmo davvero quasi finire con palla in mano all'Italia. Sofferenza, ma anche amplissimi squarci di bel gioco e di idee chiare. C'è stato un cambio di volto, soprattutto una grande difesa, quello di cui ci ha sempre abituato. Questa espulsione, guardate il fallo prolungato, e della rete che è stata di Velotto. Si tratta da Velotto, che dunque entra sul tabellino mondiale dei marcatori, al quale al momento dicono assente soltanto Fondelli e Presciutti. Presciutti che ha giocato pochissimo, 7 minuti e mezzo in questo incontro. Pareggiamo anche questo parziale, così come è avvenuto nel primo. Il primo per 1-1, il quarto per 2-2. E anche direi che è un risultato più rotondo e anche più giusto per quello che ha fatto vedere il Settebello, che con quel parziale del secondo tempo 5-0 ha messo subito le cose in chiaro e ha messo lì una seria ipoteca sulla vittoria finale. Conquistiamo il pallone con Di Fulvio, è dramma sportivo per la Russia. Sì, è dramma sportivo, ma è importante guardare a casa nostra, dove c'è l'area, grande reazione del Settebello, che adesso ipoteca comunque il passaggio agli ottavi, che era la cosa più importante. Poi da qui a 48 ore si vedrà nella sfida ultima del girone con gli Stati Uniti. Quindi note positive per l'Italia, che con la Grecia prima di certo potrà giocare per il secondo posto contro gli Stati Uniti, diretta alle 20:30 dopodomani, gestendo 2 risultati su 3, perché la differenza reti con cui ci approcciamo alla gara con gli americani è a nostro favore. La Russia invece è fuori, e per la sofferenza che la Russia ha imposto agli Stati Uniti c'è da dire che l'Italia gioca meglio. Gioca meglio, sicuramente oggi ha fatto vedere sprazzi di bel gioco, con sia giocate offensive ma anche con un'ottima difesa. È tornata quella saracinesca, ma oltre che con Tempesti, ma anche con anche gli uomini di movimento, a dare una grande mano con la copertura degli angoli. Grandi palle rubate, così come deve essere fatto in anticipo con le gambe sugli esterni. Quindi direi segnali di risveglio, segnali positivi rispetto alla prima gara. E questo è il vero Settebello, ma è un Settebello che ha ancora grandissimi margini di crescita. Provo a darti un'altra chiave di lettura. Una gara, una squadra a qualità media giovane come l'Italia, dopo la sconfitta dell'esordio con 7 debuttanti, giocare nella tana della formazione che ospita la manifestazione, consapevole che la sconfitta la metterebbe fuori, ecco, un'altra squadra si sarebbe smarrita, l'Italia no. L'Italia no, perché l'Italia ha un background, ha un know-how che lo porta e la porta ad essere comunque ai vertici della pallanuoto internazionale, con alcuni giocatori di grandissimo spessore, di grandissima qualità, che hanno una esperienza maturata. È chiaro che nel momento di difficoltà viene fuori la squadra, viene fuori il carattere, e l'Italia ne ha da vendere. E domani ti stiamo per il Sette Rosa, da non perdere l'appuntamento diretto alle 8:30, Italia-Brasile, che poi sarà seguita dalla sfida serale tra Australia e Olanda, un'altra gara da non perdere per nessun motivo. L'Italia contro il Brasile parte, lo sappiamo, 1-0 in favore. L'Italia deve sicuramente dimenticare quello che ha fatto nella partita con gli Stati Uniti, una vittoria importante, una vittoria che fa morale, però domani è un'altra storia. Il Brasile è una squadra da affrontare sicuramente con determinazione, non può far paura alla squadra di Conti. Torneremo alla Waterpolo Catania Arena per la sfida tra Croazia e Brasile più tardi. Ora da Francesco Postiglione e Fabrizio Failla, grazie, davvero grazie per essere stati con noi. L'appuntamento dopo la pubblicità va ai Tuffi e dunque a Oscar Bertone e